Ciao a tutte, oggi è lunedì 19 luglio, sono le 3:09 e devo sistemare le cose perché stiamo quasi per trasferirci e dovevano inizialmente venire a prendere tutte le cose il 26, cioè lunedì, e invece hanno anticipato a venerdì. Quindi io avevo già iniziato a passarmi tutta la casa per vedere se c'era qualcosa che non mi serviva. E ho fatto quasi tutto. Ho fatto il bagno, la camera da letto, la lavanderia, uno degli armadi del corridoio, il salotto e la cucina. Mi rimane da fare un altro mobile un altro armadio del corridoio e la cameretta, che è quella più incasinata. Praticamente, tra un attimo vi faccio vedere la cameretta. Praticamente devo mettere via tutte queste cose qua che sono in cameretta e devo controllarmi tutto quello che c'è dentro ogni cassettino, in poche parole. E quando ho fatto tutto ciò, devo anche. Qui ho anche i miei trucchi, quelli che non porto con me. Devo metterli tutti con le bollicine. E poi devo portarmi dentro tutte le cose che abbiamo in ripostiglio. Abbiamo un ripostiglio fuori e devo portarmi dentro, riaprire tutti gli scatoloni e controllare, vedere se c'è qualcosa da buttare, c'è qualcosa che si può condensare insieme, in poche parole. Dopo che abbiamo fatto tutto ciò, e quindi quelle robe lì del ripostiglio le devo mettere in questa cameretta qui per guardarle tutte, quando ho fatto quello devo riportare le cose in ripostiglio. E poi devo trovare un posto dove possiamo mettere le valigie, perché noi dobbiamo metterci tutte le cose in valigia, prima che arrivino a prendere tutte le altre cose, altrimenti si portano via tutto. E che altro? Devo anche trovare un posto per mettere delle altre cose, perché vi spiego, è un po' complicata la storia. Praticamente, venerdì vengono a prendersi i mobili, i vestiti, tutto quello che trovano praticamente. A parte delle altre cose che vengono a prendersi invece il 27, che sono delle cose che arriveranno più velocemente, e tipo sono delle cosine per cucinare, dei piatti, delle pentole, non so se mettiamo le PlayStation, una piccola TV, qualcosa per fare ginnastica, qualche giubbotto pesante, se dopo viene freddo e non ce li abbiamo dietro perché. Ci metteranno un bel po' queste cose ad arrivare. Quelli che vengono a prendersi venerdì ci hanno messo 3 mesi dagli Stati Uniti alla Corea. Quindi è probabile che ci vogliono altri 3 mesi o più da qui alla nostra prossima base. Ecco, quindi sono tutte queste cose divertenti da fare. In più, la mia casa è un casino assoluto perché stavamo passando tutte le cose, quindi c'era roba dappertutto. E sono venuti a fare l'ispezione dell'appartamento oggi per vedere se c'è qualcosa di danneggiato, ma noi siamo a posto. E come è stato? Sabato sono venuti a fare l'ispezione per il trasloco per vedere quanta roba abbiamo. Ecco, tra l'altro, prima di andare via, voglio anche. Prima che vengano a prendermi tutte le cose, voglio anche rifarmi le unghie, così per un mesetto sono a posto. E le cose per fare le unghie ce le ho qui in questa cameretta. Ok, allora vi faccio vedere un po' com'è la cameretta e intanto mi concentro 15 minuti, vediamo cosa riesco a fare e vediamo come va. Eccoci qua, questa è la cameretta. Ho tutti questi casini da mettere via, sono principalmente cose di Marcus, a parte un mio paio di sandali che stavo cercando di aggiustare. Poi ho queste cosine qua da passare un po'. Lì ho le luci, una voglio portarmela via per vedere se riesco a fare i video. Vediamo se riusciamo. Si smonta, vediamo se ci sta col peso in valigia. Poi là ho una pianta che devo dar via. Qua ho dove mi faccio le unghie. Qua c'è. Questo è l'armadio di Marcus. Ha un problema con le scarpe, come potete notare. Quindi devo mettere via tutte quelle robe lì. E ovviamente anche qua tutti i cassettini, qua dove tengo tutti i miei trucchi, dove voglio impacchettare tutte le mie palettine. E anche questo sarà divertente.
Allora, poi abbiamo anche qua abbiamo degli scatoloni, delle altre robe. Quello là che non ho ancora deciso se voglio tenerlo perché non lo so. Perché se voglio tenerlo, forse voglio ricolorarlo. Questo qua, farlo più ripassare in nero. Non lo so cosa farò. Non ho idea. Quindi, direi di cominciare da qui.
scattato il mio timer, quindi è passato un quarto d'ora. Sono riuscita a spostarmi le robe da qua e poi stavo lavorando a rimetterle via perché devo trovare anche le scatole delle scarpe. Quelle due là non le hanno, quelle non credo le abbiano. Devo trovare per ognuno le sue scatole. Quindi, però, ho passato quelle e queste. Quindi mancano queste due qua. Non dovrei metterci tanto che mettere via sta roba qua. E Marcus deve avere forse un altro paio di scarpe ancora in giro. E dopo, ovviamente, c'è tutto il resto. So, faccio 5 minuti e porto avanti un po' le a casa. E devo mettere le lenzuola in asciugatrice. E poi vado a mettere via i piatti che sono già puliti e asciutti, scaricare le lavastoviglie, vediamo cosa riesco a fare. E in più ho un sacco di contenitori di candele, di quelle di Bath & Body Works che ho tenuto. E ho chiesto se qualcuno le vuole, ho trovato una ragazza che le vuole e quindi le metto fuori così viene a prendersele. Allora, cominciamo!